Ciao ragazzi, un grande consiglio per la cagata, quella proprio diciamo irrinunciabile. I bagni dei cimiteri. Io molto molto spesso ricorro a questo metodo essendo in giro per strada e devo dire che i bagni dei cimiteri sono il top. Ciao. Allora, caro amico, io non credo che i bagni dei cimiteri, non credo che i bagni dei cimiteri siano il top. Nella maniera più assoluta non ci credo, caro Parenzo. Che squallore. Non credo che sia uno squallore. Registro che questo ascoltatore va nei bagni dei cimiteri, sempre ma sia vero. È una cosa orribile. Ma non rispetto, credo che orribile. I bagni dei cimiteri siano accessibili per queste cose. I bagni dei cimiteri servono per i parenti delle vittime, per i parenti delle vittime, dei morti che ci sono. Quindi non è che si va nei bagni dei cimiteri, a quello serve. Ma io non so poi cosa ci trova, cioè i bagni dei cimiteri sono puliti. Antonio da Como, vai Antonio, dimmi. Ciao Crucio! Dimmi. No, per la rubrica cagare informati, assolutamente, spezzo una lancia per l'ascoltatore che ha parlato dei bagni dei cimiteri, ma stiamo scherzando, sono perfetti i bagni dei cimiteri, sono tendenzialmente puliti, hanno la carta igienica e sono poco frequentati, e anche il sapone per le mani e anche le salviette per asciugare le mani, sono dislocati in ogni piccolo paesino, non parlo delle grandi città, ma i piccoli paesi in giro quando ci si trovi sono ben indicati perché il cimitero ha sempre il cartello che lo indica, sono tendenzialmente sempre aperti anche di notte perché i cimiteri, quelli soprattutto dei paesini, non vengono chiusi di notte, ma comunque durante il giorno sono aperti, sono comodissimi. Per la rubrica cagare informati, un saluto Andrea da Udine. Ragazzi, a me se mi dovesse scappare qualche cosa a volo non mi verrebbe mai in mente di andare in un cesso dei cimiteri. Ma ragazzi, siamo alla follia pura, dai, cioè siamo alla follia pura, alla follia pura. Intanto, caro David, intanto io andrei sulla signora Rita dell'associazione Uomini Vittime di Violenza. Cara Rita, buonasera.